Madonna et Messeri, benvenuti in questa commemorazione del Capodanno pisano. Quello che state per vedere sono due piccoli schieramenti di contendenti armati di mazza e di scudo. Il mazza-scudo, il precursore del gioco del ponte, veniva anticamente ospitato nell'antica piazza delle Sette Vie, poi piazza degli Anziani e odierna piazza dei Cavalieri. Quelle che sono in campo in questo momento sono i due schieramenti della Gazza, il rosso, forza! E col color dell'oro, il gallo! Entrambi rappresentano la città delle Pisa, la parte a nord e la parte a sud. Ora quello che vedrete è un combattimento. Le protezioni indossate sono fondamentali, poiché le mazze possono far molto male, e la divisione dei colori è la divisione puramente essenziale per lo scontro, poiché anticamente, come ci narrano le cronache del XV secolo, lo scontro avveniva, era anche abbastanza cruento, ma alla fine quello che rimaneva era che i contendenti brindavano e tra di loro festeggiavano. Si dia ora inizio alla pugna, a voi! Fedanesimo e libertà! E il pubblico inciti i propri campioni! Alla pugna, alla pugna! A me se le danno! Menalo, spezza le gambe! Lo scontro è cruento, ma il pubblico sarebbe bene incitasse chi vuole che sia il vincitore. Soprattutto voi bambini, fatevi sentire! Forza! Tagliate! Le difficoltà che incontrano questi combattenti non sono solo del muoversi con addosso armatura dal peso non indifferente, ma vedono il mondo da una piccola fessura. Questo con tutti i contro che comporta. Non ci vede la mazza. Ma si stanno comportando in maniera egregia e soprattutto, con un termine attuale, sportivamente, quando qualcuno perde la mazza, prontamente l'altro gli permette di recuperarla. Ancora, forza, facciamoci sentire! Già stanchi, forza! Questo gioco che stiamo vedendo è solo il precursore del gioco che avverrà più tardi, perché in piazza degli Anziani, piazza delle Sette Vie appunto, si scontravano gruppi ben più numerosi di combattenti. Erano tutti quelli che da tramontana o sull'altro lato dell'Arno volevano pugnare, e i giovani si divertivano e andavano, come abbiamo detto, ben volentieri a combattersi. È come Warhammer. In questo momento stanno rientrando nei ranghi i due schieramenti. Facciamogli un applauso, se lo meritano. Lo imperatore è fiero di voi. Questo tipo di combattimento non è scenografico e spettacolare soltanto, ma soprattutto non è preparato, che sta a significare che i colpi che vedete tirare sono colpi veri, pieni, e se qualcuno lo riceve addosso e non sullo scudo lo sente. È per questo motivo che si può entrare in lizza solo degnamente protetti e corazzati. E se qualcuno schianta, cazzi suoi. Riprendono fiato.